ci prepariamo come ogni anno a vivere l'esperienza con Sant'Agata in estate. Un'esperienza breve, semplice, ma che certamente è accompagnata anche dalla calura estiva, comporta maggiore responsabilità e maggiore attenzione. Per questo le norme di sicurezza che la Prefettura ha emanato con il contributo e il lavoro comunitario, collegiale di tutti, diventano una espressione di quella attenzione a vivere bene la festa insieme. Lo stare insieme ha bisogno di regole che assicurino a tutti la possibilità di stare accanto a Sant'Agata e di vedere Sant'Agata. La cattedrale la mattina del 17 agosto aprirà al mattino alle 6, quindi alle 8 l'apertura del sacello e poi per tutta la giornata la celebrazione delle messe. Si ritorna alla venerazione delle reliquie, quindi a partire dalle 9:30 sarà possibile accostarsi al bacio delle reliquie per tutta la mattinata fino alle 13:30 e poi nel pomeriggio ancora a partire dalle 15:30, a partire dalle 16 fino alle 18 la possibilità ancora di venerare le reliquie. Questo naturalmente lo faremo con quella attenzione a mettersi in fila che sarà curata dal servizio accoglienza ma anche dagli altri servizi della cattedrale che mi piace ricordare sono curati dal punto di vista sanitario dal CISOM, dal punto di vista della logistica dal servizio accoglienza della cattedrale, l'Associazione Nazionale Carabinieri e il MASH, realtà che ormai da anni insieme lavorano per dare a tutti possibilità di vivere con serenità e con gioia la celebrazione estiva. Alla sera poi la processione con le reliquie di Sant'Agata, quella processione che poi ha l'epilogo conclusivo nella chiusura del sacello e lì sarà un momento nel quale si fa appello all'attenzione, alla consapevolezza di ciascuno che deve essere una giornata che si conclude nel modo più bello. E allora gli spintoni per poter vedere Sant'Agata, ecco, credo che quelli non siano proprio un bel modo per onorare la nostra patrona. Ci accostiamo per quanto è possibile e soprattutto permettiamo, e questo è un appello che lancio anche a tutti coloro che portano il sacco, sia che appartengono ad associazioni, sia che non ci appartengono, che la loro presenza diventa un ponte di collegamento con tante persone che desiderano incrociare il loro sguardo col volto di Sant'Agata e non glielo dobbiamo permettere, con serenità, con gioia, con grande festosità.